Eccolo, è arrivato anche a me. Finalmente, Roma Disco Playlist. L'altro giorno sono stato alla presentazione e... Tanto per noi, anche se ti dà fastidio, sarei sempre nel piotta per noi. Va bene, va benissimo. Perché potresti essere figlio di molti di noi. Sì, a voglia. Come hai vissuto quell'epopea che qui viene raccontata fino al 95, includendo anche gli anni 80? L'ho vissuta da Pischella, appunto, in quanto potenziale figlio, fratello minore. A partire dai famosi pomeriggi, no, del sabato con gli amici di scuola, mi sa che i primi pomeriggi più che al Piper, come quasi tutti all'Alien che aveva aperto da poco, perché parlo del 89-90, roba di Technotronic, roba di 24/7, roba di Snap. E lì è arrivata la folgorazione con il rap. Quella è arrivata un po' prima, però sembrava solo una cosa per gli americani. Poi un po' Lorenzo, un po' le serate, un po' le prime cose anni 90 tipo Frankie Energy, Onda Rossa Posse, Isola Posse, ma anche Ice One, quindi Mad DJ's Band, a proposito di Famiglia Cucchetti. E da lì l'idea che si può fare anche qua a Roma, da paura. Parlava di te, un attimo fa parlava di te Erchiotta, che sei con la Mad DJ's Band, sei stato uno degli artefici di parte di questo, gran parte di questo periodo trattato nel libro. Ecco, dai, va bene. Allora, sì, vabbè, a posto. Foxy! My friend Luca Cucchetti! Riportaci alla normalità. Quante facce hai rivisto anche tu che non rivedevi da anni? Tante, però tutti i nomi non me li sono ricordati. Ma neanche noi, non credere. Che perché c'è una certa età. Noi ti ricordiamo perché sei stato il primo fra i primissimi nel nostro mestiere, l'hai creato. Yes. Ti ricordi le serate che facevamo insieme? Ma ti ricordi quello che ti dicevo? Quando andiamo lì che ci chiamano, prima ci danno il 50%, poi prima di iniziare ci saldano, se no ce la mettono di dietro. Bravo. È una lezione che porto avanti. Bravo. Bella Foxy. 10. Faber Cucchetti. 10. Sergio Mancinelli, ecco, in un'occasione straordinaria che ha riportato tanti personaggi di allora, ma anche di oggi, per un libro. Sì, per un bel libro, indubbiamente, perché è un bel libro di memoria, è un bel libro di memoria musicale, e insieme alla memoria musicale c'è anche una bella emozione che tu hai vissuto in prima persona per tanti anni. Tu nei club non hai mai lavorato, o sì? No, io nei club ho lavorato, però ho lavorato portandomi Stefano Di Nicola, portandomi Corrado Rizza. Tu sei la voce. Sei. Io facevo la voce e loro, ma non soltanto nei club, perché noi abbiamo girato quasi tutta quanta Italia. Per cui tutta l'Italia ce la siamo fatta con Corrado, con Stefano, con Giancarlino, e andavamo a far serate in posti improbabili, comprese tante feste di piazza, il che era difficile perché sai, 1000-2000 persone è un conto, ma una festa di piazza 20.000 persone a Capua, però insomma bei ricordi. Grazie. Carlo, ti sei sentito un po' fuor d'acqua? Sì, totalmente. No, totalmente, nel senso che io non faccio parte del vostro mondo. E stavo in un mondo parallelo, diciamo che ogni tanto un po' di musica passava da una parte all'altra, però non ho mai amato, a parte un anno in cui andavo all'Alien, te lo ricordi l'Alien? Come no? Basta assurdo, però c'era 2-3 piste, quindi era più divertente per quello. A parte quell'anno lì, devo dire, in discoteca io non sono mai andato, quindi... Però mi piace ballare, ma ai concerti, però io sono uno dei pochi che sta in fondo alla sala e balla ai concerti. Uno dei padri veri e propri, non putativi, delle discoteche. Tu che hai cominciato prima di tutti noi, praticamente. Beh, che ricordo, grazie Faber. Io ho lavorato 9 anni, 10 anni nei locali, nelle discoteche, al Voodoo di Sacrofano. Mitico, mitico Voodoo di Sacrofano. Perché molti credono che tu sia solo un giornalista sportivo. No, invece... io non sono soltanto calcio. La mia vita è anche musica, T-Ware Voxon e locali, discoteche, quando andava la musica degli anni 80, la più bella, Faber, quella che c'ho nel cuore, viva la musica degli anni 80, c'era solo la bravura del disc jockey, non c'era l'elettronica, non c'erano i campionatori, c'era solo la passione del disc jockey.
i dischi in vinile, gli aggeggi per mixare i dischi, sono emozionato veramente, perché ripensare a quelle cose veramente dà molta gioia, molta emozione. Ci avevamo il mixer e basta, e due piatti e i dischi, nient'altro. La passione, la mano e il cervello del disc jockey. Grazie, grazie Fabio. Bella vazzetta. Come hai fatto a riunire così tante persone con un video? Boh, non pensavo, dico la verità, non pensavo. Tutta colpa tua, cioè mia. Sei riuscito tu, che ho fatto insieme ai tuoi soci a portarci tutti insieme. Io non ho fatto niente, insieme. È tutta com'è? Colpa di Andrea, guarda, ecco, è colpa di Andrea. Nel senso di Andrea Belfiore. Come hai fatto a riunire così tanti personaggi? Beh, è facilissimo, basta fare un libro. Tu fai un libro e tutti arrivano. Te l'ho detto, fai un libro. Anche odiandosi, perché tutti fai noi... Fai un libro! Tu dici. Dove vai? Sono stato. Cerco di correre ai ripari. Che stai facendo? Mi allontano, vengo meglio. Un'altra voce. Tu sei più radiofonico, ma come ti trovi nell'ambito di questa marea di disc jockey storici, dalla quale fai parte tu indirettamente, ma fai parte anche tu? Assolutamente sì, ma intanto io sono prima di tutto stato un accanitissimo frequentatore di discoteche, e tu lo sai perché venivo anche al Matchmore quando c'eri tu, ma perché ovviamente io ci venivo per ballare, per rimorchiare, per vedere gli amici, eravamo tutti sempre in discoteca. Poi comunque io facevo in ogni caso in radio due programmi, uno dei due era un programma di musica rock e pop e l'altro era un programma di soul e dance che si chiamava Soul Tanto Soul. Su che canale? Su Radio Luna, naturalmente. Ah, ecco, ah, già, è vero. Che è stata la prima radio ad avere un network di radio in tutta Italia, anche se non in collegamento perché la legge all'epoca non lo permetteva, ma siamo arrivati ad avere 50 radio in connessione postuma, la chiamavo io così, perché registravamo i programmi e poi venivano spedite le bobine prima e le cassette poi. Comunque, morale, tornando alla musica della discoteca, è stata una passione per tutti noi e non è un caso che tutti voi DJ, anche da discoteca o solo da discoteca, siate tutti amici miei, perché mi avete tutti visti, tutti, ci siamo tutti visti tutte le sere, molte volte insieme, anche in situazioni diciamo particolari, e che fanno parte dei nostri ricordi, sono ricordi belli. Figliastro. Ci siamo esibiti anche oggi. Esatto, ti ho tirato in ballo come al solito. Che dire. Senti, bellissima occasione, tu sei una parte dell'organizzazione. Che cosa hai fatto tu per questa... Allora, io ho dato una mano a Cristiano, che è il vero Deus Ex Machina, insieme a Corraro del Libro, a trovare qualche titolo. E poi mi hanno detto, ma ti va di farti un po' una cronostoria della prima house music, quella che suonavi al Veleno? Quindi 87-89, quindi ho fatto una 5-6 playlist in cui ho tirato fuori insomma la prima house che si è suonata a Roma, quindi quella che veniva da Chicago, che noi suonavamo, che tu suonavi, che tutti quanti i suoi romani suonavano. E adesso? E adesso siamo pronti per nuove avventure, diceva qualcuno. Adesso beh, siamo sempre in giro, quindi per quanto mi riguarda per sempre Radio Capita, poi serate con Marvin il Pelato, dobbiamo sempre fare intervista con te, anzi, ecco. A proposito Marvin, cioè bravo. Se vedrai questo video devi venire a Roma, perché dobbiamo fare l'intervista per Fabio, perché noi siamo qui grazie a lui, quindi datti da fare. Non ci rivedevo da quell'inizio degli anni 80, tu che mi hai fatto da compare al Matchmore, ma sei diventato famoso in quell'inizio anni 80, fine anni 70, perché eri il disc jockey romano che suonava la musica della costa adriatica, della Romagna, Fabrizio Mosconi. Poi niente, ho lavorato un po', poi militare e poi è cambiato vita. Niente più DJ, altre cose. Sempre ci hai rivisto che non rivedevi da anni? Tantissimo. Tantissime. A parte gli organizzatori ci sono anche le menti occulte. Tu una fra queste. Cos'hai combinato? Ho combinato che abbiamo compilato 10 tracklist delle etichette più importanti dell'epoca, tra cui la Sal Soul, la Prelude, la Philly Sound, la CBS, la Epic, insomma le più importanti che ci ricordano. Tu che sei un DJ storico, ma soprattutto sei uno storico
della musica. Che cosa c'è di storico all'interno di queste pagine? Di queste pagine c'è la memoria, che è importantissima, perché ci fa ricordare tutto quello che i DJ di Roma e anche un certo Faber Cucchetti ci proponeva durante gli anni più belli, che sono stati quelli 70-80. L'occasione è ghiottissima per parlare di quello che è diventato il mondo delle discoteche grazie a questo libro che parla di 20 anni e più di discoteche. Giancarlino Bornigi. Sicuramente questa occasione che ha creato Corrado Rizza è un'occasione più unica che rara, e questi suoi libri sono veramente uno spunto per capire cosa è stato il mondo della notte e la cultura che muove il mondo della notte, che molto spesso viene purtroppo dimenticata. Tu sei giovane rispetto a noi. Quando hai cominciato a vivere le discoteche grazie alla tua famiglia? Ma io devo dire la verità che ho iniziato a vivere le discoteche da molto 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 piccolo, perché già ricordo 3-4 anni mio padre mi portava con lui la sera e io stavo insomma nel suo ufficio, mi mettevo a dormire. Qual è la discoteca che preferivi della famiglia? Ma guarda, io ricordo con tanto affetto sicuramente il Gilda, all'epoca era Paradise, quando io seguivo mio papà soprattutto il sabato sera, e poi sicuramente il Piper è nel mio cuore. Io ho iniziato a lavorare con i pomeriggi al Piper, quindi sicuramente il Piper sta nel mio cuore, però anche il Gilda, al tempo Paradise, mi emoziona ogni tanto quando passo via di Mario Di Fiori, e quel locale purtroppo è chiuso, però mi emoziona molto. E oggi? E oggi c'è il Piper sempre, che lavora tantissimo e funziona come allora, se non addirittura molto meglio, e c'è un mondo giovanile che non si ferma, che vuole divertirsi, che ha tanta necessità di trovare quei luoghi culto che sono rimasti come dei punti fermi. E poi l'Alien si è trasformato in Jolie, e come ogni cosa c'è stato bisogno di un ringiovinamento del locale per cercare appunto di stare sempre un po' sulla cresta dell'onda. Però quelle quattro mura sono storiche, quindi anzi il Jolie, ex Alien, ex Sala Pichetti, forse il primo locale da ballo di Roma. Torniamo indietro al Novecento quasi, quindi sicuramente sono molto contento che tutto quanto sta andando avanti. Claudio Casalini, il mio papà vero, sì, il mio, grazie a lui ho contribuito a questa piccola parte di storia, ma sei tu la storia vera di questo argomento che si tratta in questo libro. Non è vero. Una battuta sugli anni 70, 80 e 90 che sono trattati in queste pagine e che tu hai contribuito da produttore, da disc jockey, da autore, da editore, da tutto. Ma io ho sempre lavorato e la fortuna di nascere prima, l'ho detto, se no non sono 50 anni che sto qui. Sugli anni 90 posso dire ben poco. Tu una volta hai scritto nell'87, pensate come cambiano i tempi, Claudio Casalini che era obsoleto eccetera, adesso è tornato ad essere il numero uno. Devo ringraziare che cosa? La strage del sabato sera, per cui c'era bisogno di fare una serata diversa, alternativa, dove io mettevo Satisfaction the Rolling Stone, dove la gente non si ammazzava per la strada. Ma che cosa vuoi che ti dica? La fortuna è di aver poi lavorato in Costa, dove tu hai lavorato, di aver fatto il direttore artistico al Paradiso di Rimini, il DJ al primo piano, e poi un anno dopo sono andato al Pascià di Riccione, dove grazie a Marco Trani, e lì tornare è come un calciatore che sta in Serie A, poi ha un attimo, non so, un infortunio, va in Serie B, va in Serie C, poi torna in Serie A e c'è un allenatore che crede ancora in lui e lo porta alla Juventus e vince uno scudetto, due Coppa Italia, una Coppa dei Campioni. Poi cosa fa? E poi dopo casomai va in panchina e poi va in tribuna e poi va a Canale 5 a Sky e si allunga la vita. Ed eccoci qua che siamo sulla soglia degli 80 anni, mi sento fresco come una rosa. Massimo Berardi, direttamente dai Castelli, come hai vissuto questa giornata, questo pomeriggio con tante facce delle quali sei anche tu parte di protagonisti? Benissimo, ho incontrato tanti amici, veramente una cosa bella, molto molto bella, tanto felice. Come hai vissuto quel periodo ai Castelli? Tu eri di Frascati? No, io non ero di Frascati, andavo a lavorare al Penny, che sono stato il resident per tanti anni, praticamente la mia seconda casa, Frascati, sì.
Tutto bello, benissimo. Ho bei ricordi, veramente belli. Ci voleva questa occasione per rivedere Francesco Scelta, Mario Tagliaferri, Antonella Condorelli e Faber Cucchetti, tutti insieme, dagli anni 80 fino a oggi. Antonella, ti vedo in grandissima forma. Bontà tua. Sei una di quelle che è cambiata di meno rispetto a noi. Tu hai vissuto moltissimo, anche se eri la voce radiofonica. Le discoteche. Tu hai vissuto tantissimo le discoteche. Sì, vero. Memorie. Memorie. Allora, oggi abbiamo nominato un sacco di persone. Lapidaria. Io lo dico sempre, anche quando siamo andati a essere intervistati recentemente su Dimensione Suono, ho detto Faber, non sbaglia mai, perché credo di non averti mai sentito sbagliare nel mettere un disco. Marco Trani, quello che è. Dunque, ti volevo dire una cosa a proposito di Claudio Coccoluto, perché ci sono i veri allievi di Marco Trani, perché qui sono tutti figli di qualcuno che non sa di essere il padre o la mamma. La domenica sera andavamo a cena, poi Claudio Coccoluto, Marco Trani, io, Ennio Baldelli, dopodiché si andava all'Easy Going e Claudio guardava Marco. Poi sai, anche a guardare bisogna saper guardare, anche a te ti guardavano tanti. Comunque hai figliato bene, perché Andrea Prezioso è veramente un gran figo. A proposito, umile, simpatico, vero, un gran figo. Ecco, noi però siamo sempre, eccoci qua, insomma, eccoci. Unici e ripetibili, sì. A proposito di padri, ecco, tu non sei mio figlio, ma sei mio fratello in tanti sensi. Assolutamente. Nel senso, al di là del fatto umano, è che tu non volevi entrare in discoteca. Io ti costrinsi indirettamente a entrare nel mondo di cui si parla in questo libro, cioè le discoteche. Sì, devo dire una cosa a proposito di tutto quello che ho sentito in questa occasione, che c'è un particolare che mi impressionò, cioè il mondo di cui abbiamo parlato, soprattutto quello degli anni 80 o per esempio il Much More dove tu hai dominato, era il mondo dei mix. Cioè il supporto sul quale si programmava, si metteva la musica, era il mix. Quello che mi stupì in quelle poche occasioni che andai all'Easy Going con Marco Trani era che lui metteva gli LP, metteva i pezzi dall'LP, che quindi non erano trattati per essere suonati in discoteca. E questo veramente mi prese molto. Sentì per le prime volte Rock With You di Michael Jackson, che lui la metteva in maniera veramente gustosa, perché aveva una capacità di mescolare le cose in maniera davvero Sì, ma parlaci brevemente di te invece, le tue esperienze. Io ho fatto l'Open Gate, poi mi hanno raccontato anche altre cose, ma non me le ricordavo più. Una discoteca a Balduina, un altro posto dove quello vicino. Ti strappai a Gino Vannelli. Gino Vannelli cominciarono con le cose serie, poi entrarono in discoteca e tu pensasti, se c'entrano loro c'entro anch'io. Grande Mario. Francesco Scelta, tu sei uno di quelli che nella realtà radiofonica è sempre stato immerso, ma poi nella realtà umana facevi tutto un altro mestiere. Oggi ti ritrovi qua in mezzo a noi, che abbiamo fatto la storia dei club, ma a tua volta sei stato la storia della radiofonia. Che c'entri oggi qua? Ma io c'entro perché ero un frequentatore, un fruitore anch'io delle discoteche, per cui anch'io ero al Much More, anch'io ero al Mais, anch'io ero un po' dovunque, anche se poi devo dirti sinceramente che per me era sempre un sacrificio quando ci dovevamo appuntamento a mezzanotte, perché io dico, ma dalle 9 a mezzanotte che cacchio faccio, capito? Perché era proprio completamente diverso. Noi diciamo che a livello radiofonico, per cui io posso dirti che tu eri un qualcosa di diverso, perché il disc jockey di discoteca aveva l'onere, l'incombenza, il piacere di scegliere il disco, ma tu avevi un qualcosa di più, perché tu facevi anche il disc jockey come me in radio, e quindi c'era la voce, quindi c'è l'anima che interviene doppiamente. Questo andava detto oggi, perché realmente di disc jockey famosi, che erano anche altrettanto famosi in radio, o forse prima famosi più in radio che in discoteca, c'eri te. Io ricordo anche con molto molto piacere, ma forse perché sono sempre stato un po' un classico,
Giappone un po' un tradizionalista, ricordo molto, con molto piacere i pre-pista di Francesco Pesarina al Number One, ricordo l'eleganza e la classe dei pezzi che metteva per scaldare l'ambiente, e in questo un aneddoto ti posso dire con Francesco Pesarina che è stata una cosa splendida. Io in quei tempi stavo con una che era alta 1,80 m, io 1,70 m, te puoi immaginare, una cosa che era fuori da ogni grazia di Dio, bellissima ragazza che però poi per motivi miei personali lasciai. Allora, la prima cosa, mentre suonava In and Out of Love degli Imagination, Pesarin mi chiama, io stavo già con altra, mi chiama, mi dice vieni, vieni qua, e mi fa ma come cacchio hai fatto a lasciare quella?